dato che è stata già la guerra degli anni 90. Quindi, vabbè, quello non mi ricordo perché ero appena nato e tutto. Poi, dopo 9 anni, è successa un'altra guerra e quella me la ricordo bene. Quindi, secondo me, c'è tanto queste guerre che sono state tante in Serbia e che per ogni serbo è una cosa che, secondo me, ogni serbo, quando succede una cosa di genere, ci va anche senza pensarci. Devo dire che per me la Serbia, andrò dappertutto per la Serbia. Si può dire che Belgrado è centro perché diciamo è, penso che è la città più grande in questi paesi e diciamo parte tutto da Belgrado. Fare vita di notte secondo me è uno dei 5 in Europa, quindi una cosa che piace penso a tutti i serbi è quello, ma poi anche il resto, vedendo anche adesso ultimamente il sport che sta andando bene, non solo calcio, ho visto che Under 21 hanno vinto il mondiale, vedo anche basket, adesso Under 20 hanno vinto il mondiale, quindi anche sport è una cosa che sta migliorando adesso. Secondo me, vedendo anche, non lo so, ad esempio Djokovic, no? Ci sono tanti bambini che adesso guardano lui e dicono voglio andare in quella strada là, voglio fare come lui, perché lui per noi serbi è esempio, come uomo prima di tutti, ma anche come come che fa il suo sport. Il piatto tipico è tipo la sarma, che è praticamente carne macellato con una specie di verdure rotolato, è quello tipico piatto serbo. E prima di tutto si beve una, si chiama rakia, che tipo è grappa, però si fa, ad esempio, si fa a casa, non è tipo, non, qua non c'è, si fa a casa e si fa, non lo so, di tanti gusti, anche di miele, di ciliegie, ci sono di tanti gusti e quello è tipico serbo. Il caffè è diverso perché da noi si fa, siccome siamo stati tanti anni sotto i turchi, si chiama caffè turco, è praticamente caffè molto, molto più di doppio caffè questo italiano e si fa diversamente di qua. Si chiama Slava, che praticamente questo è un santo che c'ha ogni famiglia ha il suo santo. Tipo mio è Santo Arangel, che si festeggia il 21 novembre. Io praticamente ho preso di mio nonno, di padre di mia mamma. Invece mio fratello festeggia un altro che è 21 dicembre, è Santo Nicola, che lui ha preso di padre di mio padre. E quindi ogni famiglia ha il suo santo e così si fa, si festeggia quel giorno, si fa, non lo so, la cena, si invita solo prima volta. Poi tipo ogni anno quelli che hai invitato, loro sanno la data e loro vengono senza invito. E la musica serba è un po' diversa di questa qua, perché tipo è tipica nostra, che poi diciamo nelle discoteche tutto si ascolta dopo le 3-4 di notte, magari ordini la canzone che il cantante te la canta, tu gli dai i soldi, funziona un po' diverso, però io ad esempio vado matto per la nostra musica e anche adesso, anche se sono 7 anni che sono all'estero, io continuo ad ascoltare la nostra musica. Novi Sad penso che dopo Belgrado è la città più carina che c'è là in quella zona, perché ad esempio devo dire che a Novi Sad c'è una differenza tra maschi e donne, un maschio e 9 donne, quindi quella è la cosa diciamo più bella che c'è. Però anche come città è molto bella, molto storica e adesso speriamo che andiamo là e che anche voi vedete un po' Novi Sad. Bojadin Bosko per noi è stato una persona molto importante. Adesso tornando a Novi Sad a giocare con sua ex squadra per noi è una cosa speciale. E io devo dire che andiamo là e proviamo a vincere, perché è il nostro obiettivo di passare tour. I tifosi di Vojvodina non sono come quelli di Stella Rossa e Partizan, sono anche loro caldi, però sono molti di meno di quelle altre due squadre. Penso che se i nostri tifosi vengono là si fanno sentire più di loro.